Come al solito, quando c'è dimostrazione di superiorità, così come è avvenuto in Milan-Juventus, dove i rossoneri, tranne i primi 15 minuti, poi hanno letteralmente controllato, gestito, amministrato il match da grande squadra, da grande gruppo, quando ci sono queste dimostrazioni di superiorità, ci si appiglia sempre all'episodio. Milan-Juve 2-0, due pali colpiti, due gol, tante occasioni per i rossoneri, supremazia nel gioco, supremazia nella tecnica da parte dei rossoneri, però si sottolinea ancora una volta il fallo di Theo Hernández su Cuadrado, da lì il calcio d'angolo, sviluppi del calcio d'angolo, vantaggio del Milan, cioè due mondi completamente opposti tra il fallo e poi il gol, però secondo quello che si legge in giro il Milan è stato favorito da questo mancato fischio di Orsato per fallo di Theo su Cuadrado. Parliamo di Cuadrado, uno che nella sua carriera lo conosciamo, ha costruito una carriera su questi diciamo episodi in cui accentua la caduta, quindi ci poteva benissimo stare l'interpretazione dell'arbitro conoscendo, ecco, il giocatore della Juve. Al di là di questo, ma si può mai ridurre un 2-0 netto del Milan a un semplice episodio di un falletto dove poi nasce l'angolo, dall'angolo c'è il tiro di Giroud, la deviazione di l'intercettazione da parte di Tomori della palla e poi la girata in porta? Mi sembra abbastanza esagerato ridurre tutto a questo episodio. E se poi vogliamo analizzare gli episodi, c'era prima un fallo da rigore per il Milan, dove Vlahovic è vero che aveva il braccio diciamo attaccato al corpo, ma poi quando arriva il tiro di Leao, lui sposta il braccio e va su a deviare la palla in calcio d'angolo. Quindi in effetti, se vogliamo dirla tutta, se si vuole giocare sugli episodi, c'era anche un fallo da rigore per il Milan passato in cavalleria. Quindi insomma, bisogna sempre capire come viene narrata una storia, una situazione. Ma ripeto, bisogna guardare alla partita, ai 90 minuti, non al semplice episodio. Il Milan ha dimostrato con i fatti di essere superiore alla Juve, di aver vinto meritatamente, di aver conquistato i 3 punti, di essere una squadra forte mentalmente, fisicamente, atleticamente, tecnicamente, e ora si proietterà al prossimo impegno, al prossimo match contro il Chelsea, perché non c'è, ripeto, nemmeno il tempo di assimilare questa bella vittoria che già domani è vigilia di Milan-Chelsea. Domani alle 11 allenamento, vi forniremo le immagini dell'allenamento della squadra, i primi 15 minuti sono aperti alla stampa. L'allenamento della squadra rossonera a Milanello, nel pomeriggio la conferenza stampa di Tomori e di Mister Pioli. L'andata era stato Giroud, ora è il turno di Tomori, quindi insomma i due ex Chelsea vengono esposti mediaticamente per questo doppio confronto contro il Chelsea. Poi martedì sera la super sfida a San Siro, dove c'è voglia di rivincita nei confronti dei Blues, sarà una partita completamente diversa rispetto a quella dell'andata. Ma ieri chi è che vi ha stupiti? Chi è che ha stupito ieri contro la Juve? Sicuramente Tomori per la bellissima prestazione, per il gol. Sicuramente Brian Diaz per la sgroppata che poi ha portato i rossoneri al gol del raddoppio sul 2-0. Ma consentitemi di dire che Kalulu ha giocato un'altra grande partita. Kalulu, che era stato uno, diciamo, dei giocatore che si è un po' salvato, ecco, dalla prestazione scialba, brutta contro il Chelsea a Londra, sia lui sia
naturalmente Rafa Leão. E anche ieri contro la Juve ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo, di essere un giocatore applicato, sempre sul pezzo, concentrato, una crescita davvero enorme da parte di Kalulu, non solo da difensore centrale, perché ieri è stato schierato da Mister Pioli da esterno, da terzino destro, al posto di Serginho Dest. E anche lì ha giocato bene. È stata una mossa molto importante da parte di mister Stefano Pioli, perché inserendo un difensore in più nella batteria dei quattro difensori ha dato sicuramente più sicurezza al reparto, ha messo dentro giocatori tutti e tre insieme come Gabbia, Tomori e Kalulu, quest'ultimo a destra, ma dava una grossa mano ai due centrali accentrandosi molto spesso, e questo è stata penso che sia stata una delle chiavi di lettura e delle chiavi di volta di questo match. D'altronde Kalulu alla fine della partita fa un grandissimo salvataggio proprio su una conclusione di un attaccante della Juve, e lì insomma poteva essere il gol del 2-1. Poteva riaprirsi il match, si poteva rimettere tutto in gioco e in discussione, invece l'intervento deciso e decisivo da parte di Kalulu a salvare il preziosissimo 2-0, a salvare il risultato. Quindi grandi applausi per la crescita di Kalulu, che è sempre molto applicato dall'inizio alla fine del match, e ha ricevuto anche i complimenti da parte del compagno di squadra Tomori, che a fine partita, oltre ad aver detto di essere felice per aver segnato alla Juve il suo secondo gol che fa alla Juve, ha elogiato anche il compagno di squadra che si è, tra virgolette, sacrificato in un ruolo che ormai non è più suo, quello del terzino destro, ma che svolge anche in maniera ottima, perché lui, ricordiamo, fin dal, diciamo, dai primi calci, da quando è cresciuto nel settore giovanile del Lione, ha sempre giocato o da centrale o da esterno destro, quindi sono due ruoli che può fare, però ovviamente ha caratteristiche diverse rispetto a Dest, e quindi Pioli lo ha scelto per provare a contenere anche Kostic, Milik, Vlahovic, ecco, dando più sostegno alla difesa. Bella mossa, grande mossa da parte del mister, e grandissima partita, sontuosa la partita di Pierino Kalulu, come viene chiamato a Milanello. Quindi non ci sono più parole per descrivere la crescita di questo ragazzo che ci sta mettendo, che sta mettendo davvero tanto di suo per aiutare la squadra e per crescere. E poi parliamo anche dell'autore del secondo gol. Parliamo di quella cavalcata di Ibrahim che guadagna il pallone prima della linea di centrocampo, quindi all'interno, qualche metro prima, un metro e mezzo, due metri prima della linea del centrocampo, e va dritto a segnare saltando tre giocatori, quattro giocatori della Juve, tra cui Bonucci, che non ci ha capito niente in quell'azione, saltato come un birillo, sbaglia l'intervento, Brahim lo salta, va verso la porta, elude anche gli interventi di Milik e di Bremer, e poi infila Szczęsny. Può essere il gol della svolta, può essere il gol che può cambiare diciamo l'avventura di Ibrahim con il Milan, ce lo auguriamo, anche perché ha giocato in un ruolo diverso, ha giocato più da esterno destro. Lui a fine partita dice ho giocato anche altre volte più a destra, ma non come ieri, perché ieri ha giocato molto a destra, ha giocato proprio da esterno, con il compito anche di ovviamente accentrarsi, ma soprattutto di andare con l'uno contro uno, di saltare l'uomo, di mettere palloni al centro. Qualche volta ci è riuscito, altre volte no, però il gol, ragazzi, è bellissimo. Si fa tutta la metà campo della Juve, salta 3-4 uomini, ripeto, Bonucci lo salta come un birillo e poi arriva e segna il gol del 2-0. Poi c'è questo simpatico siparietto con Allegri, dice: ma perché ti sei tolto la maglia? E lì sul 2-0 hai preso il giallo, perché si è appunto tolta la maglia per esultare Brahim, poi portato sulle spalle anche da Rafa Leão, perché Brahim è un giocatore che fa discutere. Allora, a livello tecnico, secondo me, ha una grandissima tecnica. Fisicamente, purtroppo, è un po' limitato. Però è un giocatore che fa discutere tanti tifosi, chi lo ama, chi non lo ama, però all'interno dello spogliatoio è ben voluto, è uno dei ragazzi più
che viene coinvolto all'interno dello spogliatoio, ha un buon rapporto con tutti i giocatori, è un classico ragazzo che fa bene allo spogliatoio. Però ecco, bisogna che Brahim sia anche un po' più concreto in campo, e ieri contro la Juve lo è stato. Quindi ci auguriamo per il Milan che possa essere la giocata della svolta per Brahim dal punto di vista personale, ma può essere anche la svolta per il Milan, perché tatticamente puoi guadagnare un giocatore a destra e magari inserirlo un po' più di volte rispetto e alternarlo con Messias e Selemakers. Selemakers se ne riparla ovviamente a gennaio, perché ha avuto questo brutto infortunio. Messias dovrebbe tornare la settimana prossima, quindi ecco, alternare Brahim con Messias ora e anche con Selemakers da gennaio in poi potrebbe essere utile per una rinascita del giocatore spagnolo, del numero 10 spagnolo.